Buona serata a tutti. So benissimo che di essere abbastanza in anticipo sull'orario di trasmissione, ma qui non c'è nessuno in radio e ormai la musica sta un attimino scemando. Allora, prima di incominciare la trasmissione vera e propria, vi leggerò qualcosa dal dizionario delle mitologie e delle religioni. Cosa vi leggerò dal dizionario delle mitologie e delle religioni? Vi leggerò il senso della religione di Roma, cioè vi leggerò cos'era in realtà e cosa si sa, cosa si pensa della religione romana, cioè gli studi che sono stati fatti. E so perfettamente che molti radioascoltatori non si aspettavano questo inizio, per cui perderanno, diciamo così, l'introduzione. Aspettavano Mario, probabilmente Mario non è venuto. Ho mandato musica e un po' di pubblicità della radio fino adesso. E tanto per variare un pochino il palinsesto, tanto per variare un pochino quello che è la trasmissione, vi leggerò un attimino la storia degli studi della religione di Roma. Dice: l'importanza della religione nel mondo antico appare oggi una questione indiscutibile. Tuttavia questa constatazione è di data piuttosto recente. Quando un Montesquieu scrive le sue Considerations sur les choses de la grandeur des Romains et de leur décadence nel 1734, egli non pensa ad altro che alla politica e alle usanze. Si dovrà aspettare fino al XIX secolo con Fustel de Coulanges per dare alla religione il suo posto reale all'interno della società antica. Questo studioso pubblicava nel 1864 il suo classico libro, La Cité Antique. Per la prima volta veniva affermato con forza che lo studio della religione era indispensabile per capire le istituzioni degli antichi. Certo, l'indagine non fu portata avanti senza errori. Nella fretta di proporre delle spiegazioni di un insieme, molti teorici soccombettero allo spirito di sistema. Infatti, gli studi sulle religioni hanno subito delle mode, fra le quali si può citare a titolo d'esempio il sistema Marx-Müller, per il quale le divinità erano soltanto nomi, nomina numina, dati alle varie impressioni suscitate dalla luce del sole. O ancora, la teoria naturalistica di William Mannhardt, espressa soprattutto nel suo libro Il culto dell'albero presso i Germani, 1875. Oggi non ci si fida molto delle spiegazioni sistematiche, si preferisce lo studio positivo dei fatti. La sociologia ha indubbiamente rinnovato il metodo della ricerca verso la fine del secolo scorso, proponendo il principio di un confronto tra società antiche e società primitive moderne. Il libro di Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, nel 1912, è uno studio comparativo che si propone di cogliere la definizione del fenomeno religioso in generale. Questo autore precisava che solo l'avvicinamento dei fatti della stessa natura ha valore positivo, indicazione che non è sempre stata capita. Si è scivolati insensibilmente verso un comparativismo universale che troppo spesso ha confuso il fatto arcaico con quello primitivo, nel senso di inferiore. Anche l'opera, peraltro notevole, di James Frazer non è al riparo da questa critica. Grazie alla sua immensa cultura, questo studioso ha reso importanti servigi alla storia religiosa, a quella romana in particolare, attraverso il suo monumentale commento di Fasti di Ovidio. Tuttavia, egli ha enunciato un postulato pericoloso: la natura umana è sostanzialmente identica nel mondo intero e in ogni epoca, che l'ha portato a paragoni azzardati. Ad ogni buon conto, l'arsenale degli esempi sociologici è abbastanza vasto per fornire quasi sempre un caso all'apparenza simile. Se l'ottentotto non funzionava, avanti lo Zulù. Si è così proiettato per assimilazione abusiva un fondale primitivista
sugli inizi della società romana. Si ricorreva al mana polinesiano per spiegare una religione di tradizioni indoeuropea. Si facevano scaturire gli dèi e le dee da una nebulosa indistinta in nome della sua evoluzione progressiva. La reazione non si è fatta attendere. Già Georges Wissowa stabilì fermamente nella sua Religion und Cults des Romains, prima edizione 1902, edizione 1912, la necessità di rispettare le aree omogenee in campo religioso e si sforzò di comporre un quadro chiaro e preciso dei fatti. Tuttavia, la sola descrizione, per quanto fedele sia, non è sufficiente a renderli intelligibili. Ben presto gli storici hanno notato il vantaggio che si poteva trarre dal paragone di strutture religiose analoghe. Per esempio, tra la triade latina di Roma, Giove, Marte, Quirino, e quella umbra di Igovium, Giove, Marte, Vofionus, detti Graboio, ma il comparativismo doveva dare i suoi frutti su più vasta scala grazie agli illuminati studi di Georges de Muzel, che si è basato sull'esistenza della comunità originaria degli antichi indiani e degli antichi italici. La probabile equivalenza di sanscrito Brahman e del latino Flamen per indicare il sacerdote ne è un elemento tra gli altri. Ne risulta che non si può più negare a Roma un'eredità indoeuropea. Contrariamente alle affermazioni dell'evoluzionismo, risulta che degli dèi personali esistessero a Roma fin dalle origini, ordinati secondo una gerarchia funzionale che richiama una ripartizione di funzioni analoga in Italia. Contro le affermazioni dei primitivisti, i romani si rivelarono come eredi di un'ideologia millenaria, che peraltro ha subito tra loro una sorta di metamorfosi. Sì, dimmi. Dimmi, Alessandro. Buonasera a tutti quanti, io ascoltatori, anche a te. Sono in diretta? Sì. Sì, voglio dire qualcosa anch'io in merito alla religiosità che tu stai esprimendo. Dunque, noi non siamo sotto il dominio fascista, neanche quello comunista, neanche quello democristiano. Siamo sotto il dominio dei preti e della Chiesa. Viviamo in Italia un regime pratesco, tutti siamo sotto il dominio della Chiesa. Perché di destra niente, di sinistra niente, c'è la rivoluzione culturale, qui siamo dominati solo dai preti della Chiesa. Capito? Ok. Ciao. 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 Ciao Alessandro. Andiamo avanti ancora. Ne risulta che non si può più negare a Roma un'eredità indoeuropea, contrariamente alle affermazioni dell'evoluzionismo, risulta che degli dèi personali esistessero a Roma fin dalle origini, ordinati secondo una gerarchia funzionale che richiama una ripartizione di funzioni analoga in India. Contro le affermazioni dei primitivisti, i romani si rivelano come eredi di un'ideologia millenaria, che peraltro ha subito, tra loro, una sorta di metamorfosi. Al mito si è costituita la storia, tanto che lo stesso personaggio si può ritrovare sotto spoglie divine in una mitologia di ispirazione indoeuropea e sotto spoglie umane nella storia romana. Un esempio eloquente è fornito da due coppie di omologhi, gli eroi romani Orazio Coclite e il cieco, e Muzio Scevola, il monco, che corrispondono alla coppia scandinava Odin, il dio mago, con un occhio solo, e Tyr, il dio giurista, che ha sacrificato una mano. Il bilancio di questa vasta indagine è stato fatto da Georges Dumézil nella sua opera La religion romaine archaïque, Parigi 1974, traduzione a Milano 1977. Il punto di vista comparativo non può tuttavia distogliersi dall'obiettivo più importante per lo storico della religione romana. Egli infatti deve cogliere nel modo più preciso l'originalità di quella religione. Nonostante lo sforzo dei ricercatori, i fatti non sono stati del tutto chiariti. In quale misura si può parlare di un'originalità nella religione romana? G. Wissowa aveva cercato di definirla attraverso criteri cronologici.
pensava che i romani avessero potuto preservare le loro istituzioni dall'influenza straniera fino al III secolo a.C. circa. Dopodiché il sincretismo avrebbe esercitato la sua azione perturbatrice. Questa distinzione non ha resistito di fronte ai fatti. Roma non avrebbe potuto vivere nel più assoluto isolamento quando ancora nel VI secolo costituiva soltanto una cellula modesta rispetto ai suoi ricchi vicini, gli Etruschi, che contribuirono alla sua urbanizzazione sotto la dinastia degli ultimi re di Roma, venuti secondo la tradizione appunto dall'Etruria, e ai coloni della Magna Grecia che avevano fondato ricchi insediamenti nella parte meridionale dell'Italia. Haltheim rovesciò questo atteggiamento e negò qualsiasi tipo di originalità latina, ponendo come principio il fatto che l'influenza straniera, e in particolare quella greca, aveva avuto un grande ruolo fin dalle più lontane origini. In un certo senso il suo trattato, Griechisch Götter im Alten Rom, è un libro programmatico più ancora che una raccolta di studi particolari. Non c'è bisogno di dire che questa posizione estremistica ha prestato il fianco alla critica. È maniacale voler ridurre il Pantheon romano a una sorta di calco di quello ellenico, sia che si ammetta l'influenza diretta della Magna Grecia, sia quella indiretta del tramite etrusco. Se è vero che delle divinità elleniche, come Apollo o i Dioscuri, erano conosciute a Roma fino al VI secolo, esse sono state aggregate al Pantheon latino per ragioni di circostanza, conformemente allo spirito del politeismo antico, considerazioni di questo tipo non ammettono però in causa le tradizioni autoctone. Bene, di tutto questo che abbiamo letto sul dizionario delle mitologie e delle religioni, sappiamo una cosa precisa. Della religione romana non sanno niente. In pratica non sanno assolutamente niente. Si gioca su delle ipotesi, si gioca sul significato da dare ai nomi. Cosa vuol dire questo? Se io trovo un nome scritto su una piastra di ferro, trovo Apollo, io il significato di quel nome glielo do in base ai dati che ho sul dio Apollo. Cioè, io ho dei dati, ho delle descrizioni che mi sono derivate di Apollo, per cui se io trovo il nome Apollo, lo significo con quelle descrizioni. Ma io non do a quella iscrizione il valore che dava chi l'ha iscritta, perché gli occhi con cui io leggo quell'iscrizione sono gli occhi del 1999, non sono gli occhi del 400 a.C., non sono gli occhi del 500 a.C. E le descrizioni che ho io dell'immagine di Apollo non sono quelle che dava lo scrittore, quello che ha scritto il nome Apollo su quella piastra, ma le definizioni del dio Apollo che hanno dato le persone che sono venute dopo, e che di Apollo non gliene fregava assolutamente niente. Avevano altri dei, avevano altri progetti, avevano altri scopi nella testa. Per cui, quando si è incominciato a scrivere della religione romana, della religione greca, delle altre religioni, si è cominciato a definire il valore e il senso dei nomi partendo da una mentalità, da un modo di essere, da un modo di porsi davanti alla vita che era assolutamente diverso da quello che quei nomi significavano. Per cui, quando leggiamo questo paragrafo questo dizionario delle mitologie e delle religioni, noi abbiamo degli studi che vengono fatti dal 1800, cominciamo dal 1634, Considerazioni della grandezza della decadenza di Montesquieu nel 1734, e andiamo avanti fino al 1974-1977, che sono i lavori di Dumézil, che si basa sui lavori fonetici e sui raccordi del significato dei nomi attraverso le analisi fonetiche, per cui fa una ricerca fin dall'India e lega molte divinità della religione romana alle divinità indoeuropee, per cui anche quelle di origine indiana. Bene, ma dati questi dati, date queste considerazioni storiche, l'essenza stessa del Dio, o il modo che avevano le persone di rapportarsi col Dio, o il senso che ne davano le persone al Dio,
per questi studiosi, per questo tipo di storia, è sconosciuto. Perché? Perché questi studiosi sono cristiani, sono cresciuti come cristiani, sono stati allevati come cristiani, hanno imparato a guardare il mondo come cristiani, hanno imparato a guardare la vita da cristiani. Per cui queste persone in realtà sono delle cristiane e tendono ad appiattire tutta la storia del mondo, tutta la religiosità del mondo, come se tutta la religiosità del mondo fosse un prologo all'avvento del cristianesimo. Il cristianesimo o la religione monoteista o il Dio unico come sommo concetto a cui gli esseri umani giungono alla fine della propria storia. Cioè come se la storia precedente non fosse stata altro che un prologo per le religioni rivelate. Ma questo è un lavoro mentale fatto da questi studiosi. Cioè, per riuscire a vedere le immagini di Roma antica, le immagini dei paganesimi, greco, egiziano, di qualsiasi lituano, basco, quello che volete, occorre alterare la percezione, occorre andare fuori della ragione, occorre andare fuori della descrizione della ragione, occorre andare fuori di testa, se vogliamo, occorre andare nella percezione alterata. Però andando nella percezione alterata, noi non troviamo più i nomi, troviamo il senso, troviamo l'energia, troviamo la direzione, troviamo il fiume di forza. In quel momento noi non abbiamo più il nome da dare a quel fiume di forza, però abbiamo la percezione di che cos'è quel fiume di forza. Allora, da quel momento in poi, giochiamo fra percezione e descrizione. Cerchiamo di forzare la descrizione affinché vada a descrivere quello che noi percepiamo. Ma la centralità non è la descrizione, ma è la nostra alterazione della percezione, cioè quanto noi percepiamo. Ma quanto noi percepiamo non rende gli uomini uguali. Cioè non è che se io altero la percezione, anche Tizio, Caio e Sempronio possono alterare la percezione allo stesso modo mio e percepire le stesse cose mie. In alcuni casi questo è possibile, ma non necessariamente questo avviene. La percezione alterata non è una verità, ma è un momento di libertà del singolo individuo. Cioè è l'individuo che esce dalla descrizione della ragione per afferrare cose che non rientrano nel mondo quotidiano della ragione. Allora, è un attimo di libertà della persona dalla ragione. Per cui la libertà a rimuovere gli ostacoli può avvenire in tanti modi diversi e le persone possono percepire il diverso, le forme di forza che ci circondano, in maniera diversa, descriverle in maniera diversa e avere una relazione con loro in maniera diversa. Per questo nel paganesimo noi non diciamo mai questa è la mia verità. Nel paganesimo diciamo questo è il mio percorso di libertà. E quello che io incontro è ciò che io ho incontrato, perché fa parte della mia storia, fa parte delle mie trasformazioni. Però il percorso di libertà può essere dato ad un altro. Cioè dice io ho costruito libertà all'interno di queste condizioni in questo modo e questo io lo posso dare. Ma dove porta per lui quel percorso, mettere in atto quelle strategie, mettere in atto quei modi di essere, questo noi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. E per dimostrare questo passiamo a un'altra cosa che è importante. Passiamo agli studi che sono stati fatti su una città, cioè c'è una scoperta che è stata fatta di una città nel 1929. Nel 1929 in Siria si scopre Ugarit, una città mitica, e proviamo un po' a vedere cosa ci dicono in questa città scomparsa. Non si sa più niente, forse alcune leggende, forse alcune cose, però non si sa assolutamente niente. Nel 1929 una missione archeologica francese mise la luce sul sito di Ras Shamra, a circa 12 km dal porto di Latakia, nella Siria del nord, le vestigia di un'antica città che rapidamente fu identificata con Ugarit. Questa si rivelò subito una delle più grandi scoperte archeologiche di questo secolo. Anche se solo una parte del sito ha potuto essere esplorata,
Questo qua è scritto negli anni 90, la scoperta è avvenuta nel 29, dal 90 al 29 sono passati oltre 60 anni. Anche se solo una parte del sito ha potuto essere esplorata durante le campagne di scavo che hanno avuto luogo finora, è stata riportata alla luce una città antica con il suo porto posto a circa un chilometro a Minet El Beida. Le sue mura e i suoi palazzi e le sue abitazioni, i suoi quartieri, le sue necropoli, gli innumerevoli oggetti d'arte, il grande palazzo reale di Ugarit che copre una superficie di più di un ettaro è oggi una delle più vaste dimore reali conosciute nel vicino Oriente. Chi parla? Devo andare avanti a leggere, non posso parlare. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Dodo, non posso parlare per telefono. Le sue mura, i suoi palazzi, le sue abitazioni e i suoi quartieri, le sue necropoli, gli innumerevoli oggetti e opere d'arte. Il palazzo reale di Ugarit, che copre una superficie di più di un ettaro, è oggi una delle più vaste dimore reali conosciute nel vicino Oriente antico, con pareti e colonne in pietra, costruzioni sontuose, cortili spaziosi e le sue entrate monumentali con mobili di rappresentanza, adorni di fregi d'avorio, scolpito e soprattutto con vasti e preziosi archivi che sono stati recuperati. Sono stati individuati vari quartieri residenziali a nord e a sud dell'acropoli, quartieri di artigiani o della città bassa, ma anche quartieri di abitazioni ricche. Ogni casa aveva un sotterraneo funerario scavato nella pietra con un dromos, che non so cosa sia, a scalini, attraverso il quale si scendeva nella camera funeraria. Sono stati scoperti sull'acropoli due templi principali, attribuiti uno al dio Baal e l'altro al dio Dagon. E fra questi due templi una costruzione che accoglieva la biblioteca del gran sacerdote dalle ricchezze insospettabili. Infatti, per quanto le scoperte archeologiche di Ras Samara siano state eccezionali e rivelano nell'antica Ugarit una civiltà fiorente e composita, perché contrassegnata dai diversi apporti stranieri, mesopotamici, Egei, Egizi, Ititi, la scoperta più straordinaria, notevole quanto inattesa, fu quella dei testi redatti in una scrittura e una lingua fino allora sconosciute. Già nel corso della prima campagna di scavi nel 1929, gli archeologi esumarono accanto a tavolette di terracotta in cuneiforme sillabico assiro-babilonese altre tavolette con segni cuneiformi semplificati che non erano mai stati osservati. Apparve ben presto evidente che questa misteriosa scrittura usava un numero limitato di segni cuneiformi, una trentina, invece delle centinaia di segni sillabici molto più complessi. Contro ogni aspettativa, la decifrazione di questa scrittura fu compiuta con una rapidità straordinaria. Essa fu opera di tre studiosi che lavorarono indipendentemente, due francesi, Dorme e Virollo, e un tedesco, Bauer. E senza l'aiuto di alcuna iscrizione bilingue riuscirono in un solo anno a penetrare i misteri della nuova scrittura. Si trattava di un alfabeto di 30 segni cuneiformi e di una lingua semitica occidentale. Fra gli alfabeti del mondo semitico occidentale era il più ricco, perché l'alfabeto fenicio ne comprendeva solo 22. Contrariamente a quest'ultimo, indicava tutte le consonanti interdentali e velari semitiche. Come tutti gli alfabeti semitici, è essenzialmente consonantico, ma in più usa tre segni per indicare la consonante Aleph, che in certi casi possono esprimere ulteriormente vocali A, I e U. La lingua ugaritica, messa in luce dalle decifrazioni della scrittura alfabetica di Ugarit, è stata inizialmente considerata appartenente al gruppo detto cananeo, che comprende essenzialmente il fenicio e l'ebraico del semitico nord-occidentale, ma allo stato attuale, attenzione, delle conoscenze sembra più verosimile che si tratti di una lingua semitica occidentale indipendente. La lettura dei testi ugaritici ha permesso prima di tutto di identificare con sicurezza il sito di Ras Samra con l'antica città di Ugarit. In seguito, e soprattutto la ricostruzione di una documentazione ricca e nuova, grazie alla quale è stato possibile conoscere molti aspetti della città,
città e molti fatti della storia di questa città marittima, che sotto il regno di diversi re di cui ora conosciamo i nomi, conobbe il suo apogeo nel XIV e XIII secolo. È stato possibile così riconoscere meglio la situazione complicata e tortuosa della città siriane della seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, preda delle brame dei grandi stati mesopotamici, Ittita ed Egizio, gli archivi e le biblioteche che hanno rivelato numerosi documenti diplomatici, politici, giuridici, amministrativi, economici, eccetera, ma la relazione degli scritti di carattere religioso ha portato forse la sorpresa maggiore. Accanto a qualche dedica, testi sacrificali e soprattutto numerosi testi rituali e liturgici sono stati portati alla luce per la prima volta testi mitologici provenienti da una città semitica occidentale, smentendo in maniera clamorosa l'affermazione di Renan secondo la quale i semiti non hanno mai avuto una mitologia. Siamo ora in possesso di una raccolta di poemi mitologici che, nonostante le difficoltà spesso grandissime inerenti all'interpretazione, ci ha restituito un campione di una mitologia semitica occidentale ricca, fervida, bella quanto quella dei greci. E qui mi fermo perché dopo vado avanti con i miti e gli dèi e con tutto il resto, però il concetto è questo. C'è uno sconosciuto che ci circonda non solo nello spazio ma anche nei mutamenti. Ciò da cui noi proveniamo è dentro di noi ma non è nella descrizione, non è nella nostra ragione, non è nei nostri ragionamenti, però è dentro di noi, è una forza che spinge dentro di noi. E variando la capacità della percezione, variando la percezione, ci permette di giungere in quello sconosciuto, ma non nella forma descrittiva, ma nella forma di forza, nella forma di tensione, nella forma essenziale. Allora, quando noi ci leggiamo il Castaneda, uno dei libri classici di Castaneda è L'isola del Tonale. E Castaneda dice, guardate che c'è la ragione che è un'isola, ma è un'isola nel mare della percezione, nel mare dell'infinito, nel mare dell'immenso. Quest'isola piccolissima raccoglie i ragionamenti, raccoglie le parole, raccoglie i numeri, ma noi abbiamo la possibilità di percorrere il mare infinito attraverso la percezione, ed è questo che è importante. L'isola del tonale, l'isola della descrizione, l'isola della ragione, possiamo ampliarla. Ogni volta che noi andiamo fuori dalla ragione e andiamo nella percezione, torniamo nella ragione, abbiamo nuovi elementi e forziamo la ragione ad ampliarsi. Per cui ciò che amplia la ragione non è il ragionamento. Il ragionamento non fa altro che rimescolare gli elementi conosciuti. Non fa altro che rimestare le stesse cose. Se voi vi leggete la filosofia occidentale, dagli scolastici praticamente fino all'altro ieri, voi vi trovate che tutti gli elementi sono sempre gli stessi. Cioè sono sempre gli stessi elementi mescolati in maniera diversa, rigurgitati in maniera diversa. E tutti quegli elementi rigurgitati in maniera diversa non cambiano la vita delle persone. La vita delle persone cambia quando le persone vanno fuori a quegli elementi, vanno fuori dal pensiero, vanno fuori dal pensato e riportano nel pensato le loro tensioni, la loro percezione, il fuoco che li divora. Allora, riportando nel pensato tutto questo, loro ampliano la descrizione, vanno oltre la descrizione. La rivoluzione francese, per esempio, ha potuto avvenire non tanto perché si è ragionato di fare una rivoluzione, ma perché è esplosa, cioè perché il fuoco di dentro delle persone è venuto fuori. E quel fuoco di dentro delle persone non era esprimibile con la ragione, cioè si poteva dire io ho fame, io vivo in brutte condizioni, io vorrei questo, io vorrei essere ricco. Però il fuoco che era dentro le persone non era il fuoco nelle persone perché volevano essere ricche, perché avevano fame, perché era questo, ma era un fuoco ben più complessivo che avvolgeva le persone, ed era il fuoco della conoscenza, il fuoco della consapevolezza, il fuoco di bruciare i limiti entro i quali le persone erano costrette.
Per cui c'è un fuori della nostra descrizione, c'è un fuori del nostro ragionamento che non ha niente a che vedere col nostro ragionamento, che però il nostro ragionamento può ampliarsi soltanto se noi arriviamo a questo. Bene, ora che vi ho presentato alcuni paganesimi, andrò avanti con un po' di ciò che porta a diventare italiano la religione romana. Vi ricordate cosa abbiamo parlato l'altra volta? Abbiamo detto che nell'antica religione romana c'erano dei guardiani che, praticando i quali, si sviluppava il Dio che cresceva dentro l'essere umano e nello stesso tempo si poteva incontrare la stessa divinità, lo stesso essere divino fuori di noi. Cioè il divino è dentro di noi e fuori di noi. E avevo detto che i guardiani erano a protezione affinché dar la direzione all'essere umano perché questo si sviluppasse. E l'essere umano si sviluppava praticando quel divino e incontrando quel divino fuori di lui. Abbiamo parlato di fortuna, abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato dell'agire e oggi cominceremo con parlare di fuga. Non rispondo alle telefonate fino verso le 8 praticamente. Fuga è un grande guardiano del divenire umano. Fuga è un centro di energia vitale formatosi quando il primo essere si espanse nel brodo primordiale. Fuga è il modo attraverso il quale avviene il confronto fra esseri nello sviluppo delle contraddizioni quando la loro soluzione assume toni violenti. Fuga è il fare che conduce alla conservazione quando la soluzione delle contraddizioni incontrate provocherebbe la distruzione dell'essere. Spesso l'antagonista nella contraddizione non intende distruggere definitivamente l'essere. Qualche volta vuole solo appropriarsi di quanto l'essere possiede, il suo territorio, il suo cibo, eccetera, o il denaro. Spesso non è necessario farsi distruggere, spesso è sufficiente abbandonare il campo, ricostruire da un'altra parte o preparare la rivincita. Sottrarsi da forze preponderanti quando non è economicamente vantaggiosa l'opposizione. Quanto costa risolvere violentemente la contraddizione? Se il prezzo è la fine dei mutamenti, la fine del divenire, allora vale la pena sottrarsi, a meno che non ci siano poste in gioco più grandi. La difesa di un sistema sociale, qualche volta, implica il sacrificio di parte degli esseri, ma quel sacrificio deve essere ripagato dagli altri esseri umani, costruendo un grande divenire per gli esseri della propria specie. Fuga è sottrarsi alle preponderanti forze alle quali si oppone resistenza per fondare il proprio divenire. Le sfide inutili portano via energia vitale, rendono deboli e meno matti nell'affrontare il circostante. Fuga e sottrazione è abbandonare il campo quando questo si fa pericoloso. L'essere si è compattato, è divenuto, si è trasformato, ma il suo divenuto potrebbe interrompersi improvvisamente. L'unica possibilità per continuare la sequenza dei mutamenti è mettersi a correre, sottrarsi. I cristiani cancellarono fuga e la sostituirono con fuggire in preda al terrore. La sostituirono con la rinuncia al divenire, la rinuncia a continuare nella sequenza dei mutamenti. Continuarono ad usare il termine fuga, ma non era fuga. È un centro di energia vitale che tende a conservare e riprodurre se stesso, fuggire in preda al terrore, e la rinuncia ad affrontare la sequenza dei mutamenti. Il centro di energia vitale fuga è comune ad ogni essere della natura. Ogni essere, quando gli è possibile, si sottrae allo scontro, specialmente quando lo scontro potrebbe essere distruttivo o svantaggioso. Ultimamente ho assistito allo scontro fra una femmina di essere Zebù, riuscire vincitrice da uno scontro con gli esseri licaoni, che volevano mangiarsi il suo piccolo. Dopo svariati minuti di scontro, gli esseri licaoni abbandonarono il campo. L'attacco era economicamente svantaggioso. Gli esseri licaoni divennero fuga e l'essere Zebù danzò la sua vittoria. Fuga era presente allo scontro e avrebbe accolto ogni essere. Questo fu uno dei rari casi in cui si fusi con gli esseri licaone, i predatori favorendo il predato.
L'equilibrio degli esseri della natura consigliava a quegli esseri licaoni a diventare fuga, in quanto quell'essere Zebù aveva sviluppato troppo potere di essere e la sua soppressione avrebbe implicato troppa energia e lo spreco di troppo potere di essere degli esseri licaoni. Non ne valeva la pena. Fuga avvolgeva gli esseri licaoni. La loro sopravvivenza doveva essere indirizzata in un'altra direzione. L'essere Zebù non si poteva sottrarre se non abbandonando il proprio piccolo. L'essere Zebù scelse di non sottrarsi. In un'altra situazione, in molte altre situazioni, gli esseri Zebù tendono a diventare fuga in simili scontri, in quanto sottrarsi all'attacco del predatore è una delle regole della sopravvivenza dell'essere natura. Fuga è la fusione con un essere umano che ha vissuto sviluppando se stesso, compattandosi e che si trova in un momento di difficoltà. Fuggire in preda al terrore è l'atteggiamento che i cristiani vogliono imporre agli esseri umani per poter appropriarsi della loro energia vitale dopo averli fatti ammalare di terrore. È importante conoscere il senso per poter distinguere l'apparenza dalla sostanza, dalla truffa, per imparare a sottrarsi quando la truffa spaccia apparenza per sostanza. Ed è importantissimo l'essere fuga, ed è importantissimo affrontare i cristiani proprio attraverso l'essere fuga. Perché questo? Perché i cristiani hanno un Dio terrore, cioè il Dio dei cristiani è solo una forma di terrore, un modo per terrorizzare le persone, no? Manda il diluvio universale, massacra la gente a Sodoma e Gomorra, dice fai quello che voglio io o io t'ammazzo. Per cui gli esseri umani terrorizzati si sottomettono. Ma questo fuggire in preda al terrore è un atto di distruzione. Mentre invece fuggire, sottrarsi da qualcosa che ti sta annientando, è un atto di forza. E passiamo a Onos, o Onore se volete. È un centro di energia vitale che si nutre agendo nella ragione degli esseri umani, impedendo che questa sia soggetti ad altre ragioni, soffocando i propri bisogni in ossequio a bisogni a lei estranei. Onos costringe la ragione ad essere fedele a se stessa, ai propri desideri e ai propri bisogni che affluiscono nella ragione, sono desideri e bisogni perfettamente descritti in sintonia con la ragione stessa. I bisogni sono i bisogni dell'essere umano e non sempre la ragione è in grado di descriverli e inquadrarli. La ragione qualche volta è costretta a cedere a comportamenti istintuali di cui non conosce il bisogno, la provenienza o le necessità. Onos è un grande guardiano che dice all'essere umano legato alla ragione: comportati come devi, impara, sii sempre uguale a te stesso, rifiuta ordini e padroni a te estranei. Il disonore è obbedire ad ordini emanati da bisogni estranei. Disonore è assoggettarsi, disonore è imporre assoggettamento. E i cristiani hanno provato in tutti i modi a distruggere questo guardiano. Mettono in ginocchio l'individuo della propria specie e impongono a questi obbedienza. Questa obbedienza i cristiani la chiamano onore. Costringere esseri umani a strisciare i cristiani la chiamano onore. Uccidere i più deboli costringendoli a sottomettersi i cristiani la chiamano onore. Così per loro onos e onore non significano assolutamente nulla. I cristiani sono creati da un Dio. Per loro onore è sottomettersi a quel Dio. Al contrario, gli esseri umani sono divenuti mutamento dopo mutamento e per dirigere quel mutamento, quando sono prigionieri della ragione, possono soltanto obbedire alla forza che da dentro di loro si esprime verso l'esterno. Possono ascoltare il Dio che nasce e si sviluppa dentro di loro e che si manifesta attraverso bisogni, desideri e tensioni. I cristiani tendono a distruggere le voci dentro l'essere umano per impedire al Dio che cresce dentro di svilupparsi. Se il Dio che cresce non si sviluppa, l'essere umano può essere sottomesso e speranzoso in un Dio padrone che gli lasci operare, che gli lasci sperare di soddisfare i loro bisogni e risponda alle loro aspettative. Per i cristiani distruggere onore è un imperativo. Onos protegge gli esseri umani dall'assoggettamento al terrore cristiano. La protezione di Onos all'essere umano non passa attraverso un imperativo, passa attraverso l'occasione da osservare. Onos è un sussurro dentro l'orecchio dell'essere umano che lo mette in guardia, che lo spinge a scegliere in funzione dei suoi bisogni e delle sue necessità. Chi agisce traendo la forza da se stesso viene accusato di disonore dai cristiani. Quando gli esseri umani agiscono in funzione dei loro bisogni, sottraendosi a situazioni distruttive costruite
o messe in essere o imposte dai cristiani obbediscono all'imperativo di onore, anche se i cristiani li guardano con disprezzo in quanto fondano il loro divenire nell'eternità. Per i cristiani sottrarsi al loro orrore lo chiamano disonore. La vigliaccheria chiama vigliacco chi si comporta rispetto ai normali valori umani. E passiamo a un altro guardiano. Questo guardiano è invidia. Invidia è un grande guardiano del divenire umano. Invidia era raffigurata come una vecchia orrenda con serpenti per capelli e un serpente che le rodeva il cuore. Questo centro di energia vitale appartiene soltanto agli esseri umani, che lo forgiarono nel momento stesso in cui formavano la ragione. La ragione dice agli esseri umani come sono o che cosa devono fare. La ragione rassicura gli esseri umani nel loro ruolo e nel loro esistere, in relazione al suo descritto. La ragione di ogni singolo essere blocca ogni singolo essere umano all'interno del suo descritto. La ragione si reputa padrona dell'essere umano, ma non vive sola. Vive in relazione con altre ragioni, con altri pretesi padroni di altri esseri umani. La ragione si spaccia padrone ed assoluto nei confronti del singolo essere umano, ma è costretta a prendere atto che altre ragioni, padroni di altri esseri umani, hanno agito ed operato in modo tale che altri esseri umani vivono in condizioni o in relazioni più soddisfacenti. La ragione ha dunque mancato. Ha preteso il dominio dell'essere umano, ma non lo ha ripagato come altre ragioni hanno ripagato altri esseri umani. Oppure, se preferiamo, con altri se preferiamo, come altri esseri umani sembrano essere stati ripagati. Questo dubbio, questa insoddisfazione nell'essere umano è l'azione di invidia. La ragione ha preteso il dominio dell'essere umano, ma non ha ripagato l'essere umano come il millantava di poter fare. L'essere umano sospetta che la ragione lo abbia ingannato. Questa è la prima percezione dell'azione di invidia. La ragione ha preteso senza ripagare. Ogni essere umano è eroso da tale dubbio. Ogni ragione subisce l'assalto di invidia. Ogni essere umano subisce o la disperazione della sottomissione o l'insoddisfazione generata da necessità di forzare i limiti. Invidia è un grande guardiano del divenire umano. Impedisce all'essere umano di assoggettarsi alla ragione. Impedisce all'essere umano di annullarsi nella ragione subendone la tirannia. Invidia trasmette l'impulso del desiderio di libertà attraverso il quale l'essere umano tende a sottrarsi al controllo della ragione. La ragione Rieccomi qua, scusatemi un attimino, ho dovuto un attimino guardare chi era arrivato, ed è arrivato un amico, vabbè. Allora, impedisce all'essere umano di assoggettarsi alla ragione, impedisce all'essere umano di annullarsi nella ragione subendone la tirannia. Invidia trasmette l'impulso del desiderio di libertà attraverso il quale l'essere umano tende a sottrarsi al controllo della ragione. La ragione dirotta questo impulso attraverso gli elementi della sua descrizione, sviandolo verso elementi rassicuranti. Invidia dice alla ragione: spingi a lidi e a cose non congeniali, negative, irraggiungibili. Dunque questo sentimento deve essere soffocato. In realtà, invidia spinge l'essere umano affinché esca dalla prigione della ragione, dai suoi limiti, dal suo descritto, dai suoi obiettivi puramente apparenti. Soffocare invidia significa soffocare una delle sue forze che spingono l'essere umano ad uscire dall'autodistruzione. La ragione dice: muoia Sansone con tutti i filistei. Se la ragione non è in grado di possedere l'essere umano, allora che questa venga distrutto. L'essere umano deve alimentare invidia a poco, chiedendosi sempre che cosa voglia egli come essere e cosa invidia spinge a volere. Se l'essere umano riesce a superare la descrizione attraverso la quale la ragione impone invidia, saprà verso quali mete dovrà e potrà marciare. Nel far questo metterà ordine nella sua ragione, costringendola a mettersi al suo servizio, prendendo il controllo e il dominio. Invidia aiuta l'essere umano a controllare la ragione. Spesso l'essere umano non giunge ad invidia, spesso si frana nella descrizione che di invidia ne dà la ragione, e così facendo aumenta la forza attraverso la quale la ragione lo domina e lo controlla.
La ragione insegna all'essere umano a rendere muta la voce di invidia, a rendere incomprensibili e assurdi i suoi richiami. È la paura della ragione, è la stessa paura che farà bruciare i libri che aiutano a pensare, ascoltare, sviluppare, creare il silenzio costringendo la ragione a subire le voci del circostante per liberare l'essere umano dalla costrizione, della descrizione della ragione. Invidia è un grande guardiano del divenire umano che combatte una battaglia quasi disperata nei confronti del dispotismo della ragione. Da un lato spinge l'essere umano a sviluppare la sua ragione considerando quella che lo controlla inadeguata e limitata. Dall'altro spinge l'essere umano a superare la ragione per sviluppare il proprio divenire in relazione col circostante attraverso la soddisfazione dei propri bisogni di eternità. La raffigurazione di invidia fatta dalla ragione rappresenta quanto la ragione attraverso la sua descrizione aborrisce. Essere vecchia per la ragione equivale a decadimento. Nella realtà equivale ad essere più antichi. Il disfacimento avviene solo nell'ambito della ragione, altrimenti c'è la rigenerazione. I serpenti sono orribili solo per la ragione, in quanto rappresentano uno stadio di divenire dell'essere umano in cui la ragione non faceva da padrona. Il serpente che rode il cuore per la ragione equivale ad un tarlo che distrugge un centro vitale statico, mentre in realtà il serpente rappresenta lo stimolo al cuore, essenze dell'individuo a cui la ragione non ha accesso in quanto il cuore pulsa in modo autonomo dalla ragione affinché continui a trasformarsi e a divenire. E qui parliamo ancora di invidia, un altro guardiano, ed è un guardiano dell'insoddisfazione, un guardiano che dice: guarda, vedi che se puoi far meglio, guarda st'altro, vedi st'altro, st'altro si riuscì a fare delle robe che ti noti che si riuscì, perché st'altro che si riuscì e ti non ti sei riuscito, fatti un esame, prova a vedere dove tu hai mancato e dove invece puoi continuare a fare, dove puoi costruirti. L'invidia è questo è il guardiano invidia. È chiaro che dopo i cristiani fanno le loro porcate, ma sono solo le loro porcate però. E passiamo a un altro grande guardiano, ed è Libentina. È un guardiano comune a tutte le specie della natura, ma ha acquisito una propria coscienza di sé e ha imboccato un proprio percorso di trasformazione soltanto quando si è relazionato con l'essere umano, nel momento in cui giustizia ha abbandonato il mondo degli esseri umani. Libentina diviene, stimolando principalmente l'essere umano ad essere sempre uguale a se stesso. Libentina è legata a libertà, ma mentre libertà è l'aspirazione cui l'essere umano tende attraverso il fare, Libentina è la forza che spinge l'essere umano ad agire in base alla propria volontà e alle proprie determinazioni, rifiutando ogni costrizione, ogni assoggettamento. Libentina rode come un tarlo il cuore e il desiderio dell'essere umano che subì la sottomissione e lo incita a cercare un modo o un sistema per liberarsi, per uscire dalla gabbia. Libentina non permette a nessun essere umano di ritenersi soddisfatto finché non ha agito secondo le proprie inclinazioni e i propri desideri e non ha messo in atto metodi, sistemi e strategie per riuscire ad agire in base alle proprie inclinazioni. Libentina diventa piacere quando si è agito in base alle proprie predilezioni. Libentina diventa rabbia quando le proprie predilezioni sono state piegate a voleri o predilezioni diverse fino a diventare odio, preparando l'essere umano allo scatenarsi di furia. Questo guardiano impedisce l'assoggettamento di far proprio l'assoggettato, impedisce all'essere umano di accettare passivamente la sottomissione. Libentina è un guardiano che non si può superare, si può vivere avvolti nell'armonia che emana e lo si può contrastare assoggettando volere, volontà e determinazioni ad altri voleri, volontà e determinazioni, quando l'incapacità di esistere in sé e per sé costringe a soggiogare altri esseri umani della propria specie. Anche nell'assoggettamento Libentina continua la sua attività, trasformando la vita dell'essere umano in disperazione in quanto, rinunciando all'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni, ha perduto per sempre. Libentina si è installata nella ragione e dice a questa: «Dal momento che vuoi essere padrona dell'essere umano di cui sei parte, agisci in base ai tuoi principi e alla tua visione ideale del mondo». Anche quando questa visione è pura fantasticheria,
non piegarti ad altre ragioni o ad altre descrizioni e visioni che non condividi. Costringendo la ragione ad essere uguale a se stessa, costringe l'essere umano a verificare i limiti della ragione, forzandoli ogni qualvolta li trovi inadeguati per soddisfare i propri bisogni. Libentina agisce dunque sulla ragione per permettere all'essere umano di superare la ragione, mettendo ordine fra la ragione e il fare dell'essere umano. Il divenire eterno di Libentina passa attraverso la relazione di questo centro di energia vitale con l'energia vitale liberata dall'essere umano, quando si sente soddisfatto di se stesso. Libentina si nutre della soddisfazione degli esseri umani come conseguenza del loro fare e nello stesso tempo provvede a nutrire gli esseri umani fornendogli energia vitale affinché agiscano in conformità ai propri principi. Se la direzione dell'azione degli esseri umani dovrebbe sempre seguire il fine dello sviluppo del proprio potere di essere, Libentina non finalizza l'azione umana, non contribuisce direttamente a determinare la direzione, ma è a guardia dell'adesione dell'azione ai principi etico-morali dello specifico essere umano. Questo in quanto l'adesione del fare del soggetto ai propri principi etico-morali impone la variazione di tali principi nella misura in cui il fare corrispondente ai principi dati non ottiene i risultati sperati. In questo caso il fare modifica il principio entro il quale agire, partendo dal presupposto che è il fare a costruire i principi etico-morali e non l'idea, che rappresenta il riflesso astratto del fare. Libentina non dice all'essere umano che sbaglia quando non agisce in funzione di libertà, ma dice all'essere umano che sbaglia quando non agisce in armonia col proprio divenuto e non si predispone per fondare il proprio divenire. Libentina è un guardiano d'agguato, posto all'interno della ragione per consentire all'essere umano il proprio cammino verso l'eternità. E Libentina è un aspetto particolare di libertà, cioè la capacità dell'essere umano di agire secondo i propri principi. E ricordatevi che Libentina è una coscienza di sé, è una divinità, è un Dio che cammina nei mutamenti. Un Dio che cammina nei mutamenti e che si nutre dell'energia che viene sviluppata dai singoli esseri quando agiscono uguali a se stessi. Per cui è un Dio che deve alimentare questi comportamenti negli esseri umani perché questo gli garantisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. E lo stesso discorso vale per invidia, lo stesso discorso vale per tutte le altre divinità, come Fuga. Cioè, sono delle divinità che vivono, si trasformano, crescono, si dilatano, nutrendosi dei comportamenti, dell'energia che viene emessa all'interno del comportamento che è uguale a ciò che loro esprimono. Allora, alterando la percezione, cosa vediamo noi? Noi vediamo un essere umano agire. Cosa valutiamo? Valutiamo l'azione dell'essere umano e il divino che lo affianca, il divino che nutre quell'azione o che da quell'azione si fa nutrire. Bene, noi identifichiamo quel divino, quella divinità con quell'azione e andiamo a chiamarlo con quel nome. Allora, alterando la percezione, noi possiamo vedere il divino che si sviluppa alimentando questo. Il divino che si sviluppa traendo forza ed energia vitale da questo. E allora quel divino lo chiamiamo in quel modo. Quella tensione, quella coscienza, quella consapevolezza la chiamiamo in quel modo. Dunque, non è che Fuga venga fuori perché uno dice vai, domani chiamo quella divinità Fuga, no. Alterando la percezione, vedendo le persone che fuggono, vedendo le azioni delle persone, si identifica la divinità che si nutre e nutre quegli atteggiamenti, quelle azioni. Questo è ciò che è il paganesimo. Dopodiché io posso anche scordarmi come faccio ad alterare la percezione, però ho la consapevolezza che esiste una divinità che si nutre da quell'atteggiamento. Allora, se io nella vita di tutti i giorni scelgo gli atteggiamenti migliori che mi fanno sviluppare, automaticamente chiamo le divinità del mondo che mi circondano affinché alimentino quei comportamenti.
Dunque il mio fare, la mia azione non è altro che un adorare, cioè ad verso, orare, cioè parlare verso, alle divinità che corrispondono ai miei comportamenti. Se i miei comportamenti sono autodistruttivi o sono distruttivi, io chiamo la magia nera, cioè chiamo coloro che si nutrono dell'energia che emetto attraverso la distruzione degli esseri umani. E queste sono due cose che il cristianesimo non potrà mai capire, e non lo potrà mai capire nemmeno quelli che in realtà sono cristiani, ma ne negano la forma, però fanno propri i principi del cristianesimo. E passiamo all'ultima divinità per questa sera, e poi andremo avanti a parlare delle conferenze. Mens è un guardiano dell'essere umano, nato nel momento in cui l'essere umano forgiò la ragione. La ragione prese il controllo dell'essere umano, ma questi non poteva cortocircuitarsi nella ragione. Era necessario che sviluppasse la ragione e nello stesso tempo alimentasse anche l'essere luminoso che cresceva dentro di lui e sul quale avrebbe trasferito la sua coscienza di sé alla morte del corpo fisico. Nella religione romana antica si chiama genio. Daimons, se passiamo dal greco, e comunque in ogni paganesimo troveremo la figura. Mens ha preso vita e si nutre dall'energia vitale attivata articolando il pensiero astratto dell'essere umano nel suo pensato. Tanto più è vasta l'articolazione del pensato dell'essere umano, tanto più temerari sono i suoi voli e tanto più grande diventa la sua relazione col centro di energia vitale Mens. Mens è dunque l'attività del pensiero del singolo individuo. Ne coltiva la ricchezza e l'articolazione, lo spinge alla temerarietà, lambendo in confini della ragione, sgretolandoli e preparandone lo spostamento. Il pensiero astratto della ragione è alimento per il corpo luminoso che cresce dentro l'essere umano, e Mens è il guardiano affinché questo avvenga. Quando l'essere umano allontana Mens, il pensiero astratto cortocircuita su se stesso. Il pensiero non vola, cortocircuita formando le ossessioni dell'esistenza. Mens agisce affinché questo, se deve accadere, accada il più tardi possibile. Mens è attenta a fornire energia vitale all'essere umano affinché non perda l'occasione che gli si presenta per fornirsi di nuovi elementi attraverso i quali arricchire il proprio pensiero. La morte della relazione fra Mens e l'essere umano avviene quando l'essere umano si arrende rifiutandosi di continuare nello sviluppo della propria esistenza, quando chiude il proprio pensiero entro oscuri limiti, imponendosi la risoluzione del proprio pensato in un Dio padrone. Un essere umano in cui il pensiero si espande e si articola ha un corpo luminoso in crescita e in espansione. Un essere umano in cui il pensiero si risolve in un Dio o in un padrone è un essere umano il cui corpo luminoso è morto o sta morendo. Venerare Mens significa ricordare la propria ragione che il suo potere si fonda sulla ricchezza e sulla vastità del proprio descritto e che la rinuncia al pensato equivale alla rinuncia alla propria espansione dentro l'essere. Mens ricorda la ragione che il suo sviluppo avviene attraverso l'indagine, attraverso il chiedersi il perché delle cose, il perché delle cose. Mens ricorda la ragione come la descrizione degli oggetti attraverso i fenomeni può avvenire o essere completa soltanto quando tutti... Ciao Franco! Scusate un attimo. Sono di nuovo in trasmissione. Mens ricorda la ragione come la descrizione degli oggetti attraverso i fenomeni può avvenire o essere completa soltanto quando tutti i fenomeni percepiti sono pensati. Mens è un grande guardiano inserito nella ragione per impedirgli di ripiegare su se stessa. Gli impedisce di considerarsi il Dio assoluto entro il quale risolvere l'individuo. Mens ricorda la ragione come ella sia divenuta attraverso una sequenza di trasformazioni e nulla sta ad indicare che quelle trasformazioni si siano esaurite. Mens si nutre dell'energia vitale emessa dall'essere umano, mentre articola il suo pensiero astratto, mentre proietta le sue sensazioni nel pensato. Mens aveva un tempio sul Campidoglio affinché ogni essere umano ricordasse la sua importanza nello sviluppo del singolo essere umano quale patrimonio di ricchezza e di sviluppo dell'intera società romana. I cristiani tentarono di distruggere Mens e la sua funzione, riducendone il ricordo e relegandolo ai moti dell'anima, dove...
mente assumeva un ruolo nobile nel dominare l'individuo a dispetto della materialità del suo corpo. I cristiani volevano distruggere la relazione operata da mens nell'articolare il pensato della ragione dal fare dell'essere umano, da cui quel pensare traeva forma e sostanza. Quando la ragione articola il proprio pensiero, nutre mens. Ma la ragione deve ampliare il suo pensato attraverso il fare umano, attraverso il suo sporcarsi le mani nel fango. Quando la ragione non viene alimentata dal fare, il pensiero cortocircuita e l'energia vitale che giunge a mens attraverso l'articolazione di quel pensiero è solo energia vitale stagnata. L'esaltazione da parte dei cristiani della mente divina è la negazione di mens e del suo ruolo nel divenire umano. Mens è un grande guardiano che sorveglia la ragione facendo il possibile perché questa non ripieghi su se stessa. Beh, visto che è abbastanza presto, andiamo a fare un altro guardiano del divenire umano. E il guardiano mens non è altro che la mente umana, cioè il pensiero umano, che si nutre proprio perché l'essere umano attraverso il suo pensiero, attraverso la sua azione che si trasforma in pensiero, si ampli, si costruisca, non cessi mai di espandere se stesso. E passiamo invece a modestia. Modestia è un grande guardiano del divenire umano. Modestia è un centro di energia vitale che si nutre dell'attenzione della ragione quando, agendo nel quotidiano, si muove con delicatezza e circospezione. Delicatezza nel presentarsi e circospezione nel non soffocare quanto gli si presenta. Quando l'essere umano sviluppò la ragione, perse la capacità di compenetrare il circostante agendo nei confronti di questo attraverso quanto poteva descrivere e comprendere. Modestia spinse la ragione alla compattazione, sviluppando la necessità di non esporsi, di non apparire. Il cammino per lo sviluppo della ragione, per favorire lo sviluppo dell'essere umano, impone attenzione nei modi con i quali si presenta al circostante. Dal momento che la ragione si relaziona col circostante, per quanto descrive, non è in grado di determinare quale aspetto il circostante le presenta, né quale parte ella sia in grado di afferrare. La ragione deve mantenere necessariamente un atteggiamento scettico e sospendere il giudizio nei confronti dei fenomeni provenienti dal circostante. Nello stesso tempo non si può permettere di manifestarsi interamente e di manifestare interamente se stessa, spacciando questo se stessa come assoluto cui il circostante deve tendere. La negazione di modestia è l'assoluto che viene essere. La negazione di modestia è l'assoluto che viene imposto ad un individuo. L'assoluto nega modestia. Fin tanto che un cammino attraverso il quale un essere diviene è ancora in corso modestia. Modestia continua a scambiare energia vitale, segnalando ai singoli esseri come la relazione col mondo permetta di sviluppare lo sviluppo dell'essere stesso e come la discrezione delle relazioni permette ad entrambi un percorso per il reciproco sviluppo. Quando l'essere umano si proclama assoluto come creatore o come creato da un'assoluta propria immagine, modestia diserta la relazione. Modestia viene sconfitta. Modestia non ha più ragione di essere. Modestia si relaziona con la ragione dell'essere umano durante il suo processo di sviluppo e indica la ragione come sia possibile continuare lo sviluppo, sempre. Solo quando la ragione riesce ad imporsi come assoluto sull'essere umano, modestia tronca la relazione. Prima di troncare la relazione, modestia combatte la sua battaglia, mostrando all'essere umano la disperazione dell'illusione, il vuoto della forma e dell'apparenza, il nulla dell'autoimposizione. Eppure la distruzione di modestia da parte degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra fu un'azione fondamentale per distruggere il divenire umano. Il loro assoluto implicava l'annientamento di modestia per poter distruggere il divenire dell'essere umano. Distruggere modestia per i cristiani era un imperativo. Per questo crearono un surrogato attraverso il quale costringere gli esseri umani ad inginocchiarsi davanti al loro Dio e costringere se stessi usando modestia come sinonimo di umiltà e sottomissione. Sinonimo. Modestia non è un guardiano che aiuta gli esseri umani a liberarsi dalla sottomissione. Modestia
cura le relazioni degli esseri umani per favorire il loro divenire in relazione al divenire del circostante. Pertanto modestia e debole davanti alle manipolazioni dell'assoluto della ragione, è debole davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e ai suoi servi, è debole davanti al gioco dell'illusione. La fulgidità dell'apparenza le induce a condurre una dura battaglia per impedire all'essere umano l'adesione all'illusione che trascina e coinvolge. Le sue battaglie sono brevi, spesso abbandona il campo in attesa di momenti e condizioni migliori. Modestia insegna agli esseri umani e alle loro ragioni che ci sono tante cose da imparare. C'è un intero universo da percorrere e facendo questo tende ad impedire alla ragione di diventare un dittatore feroce nei confronti dell'essere umano. Quando la ragione pensa a se stessa come assoluto, non c'è più divenire per la ragione umana e il percorso lungo i mutamenti per diventare eterni si fanno molto faticosi. Modestia provvede affinché l'assoluto della ragione si presenti tardi e nel frattempo insegna agli esseri umani che modestia è un modo per relazionarsi con e nel circostante, non un sistema per mettere in ginocchio gli esseri umani imponendo loro l'umiliazione della non esistenza. E qui ci fermiamo per oggi. Modestia ha il corrispettivo fra i cristiani in umiltà e sottomissione. Cioè non è modestia davanti all'infinito, la modestia dell'individuo che costruisce se stesso, mutamento dopo mutamento, ma è la modestia della negazione dell'individuo. L'individuo si nega, nega se stesso, nega il Dio che costruisce dentro se stesso per sottomettersi al Dio padrone. Si umilia davanti al Dio padrone. Il cristiano si umilia davanti al suo padrone, davanti al suo Dio. Umiliarsi è distruggere il Dio che cresce dentro. Modestia non umilia l'essere umano. Modestia insegna all'essere umano a prendere con discrezione, ma nello stesso tempo modestia indica all'essere umano che l'infinito che lo circonda è talmente grande che in quell'infinito deve essere audace, deve essere coraggioso. Però nello stesso tempo dice, guarda, non sei il padrone di quell'infinito, sei parte di quell'infinito. In quell'infinito tu ti muovi. Questo è modestia. Non è l'umiliazione, non è il distruggere il Dio che cresce dentro, non è l'essere orgogliosi di quello che si è fatto e di quello che si può fare, non è l'orgoglio delle sfide vinte o perse, ma delle contraddizioni affrontate. Modestia è quella che dice, guarda, hai fatto dei cammini, ora ne puoi fare ancora. E il tuo terreno di caccia è il mondo che ti circonda. In quel terreno tu esisti come parte di quel mondo, ma tu non potrai mai essere né padrone del mondo e soprattutto non devi mai negare che quel mondo esiste, che quel mondo ti circonda, che quel mondo ti chiama. E questo è modestia. E fino a qui chiudiamo il discorso su ciò che porta a divenire eterni nella religione romana. Siamo trattando i guardiani del divenire umano, i guardiani dell'essere umano mentre affronta il mondo, degli esseri divini che alimentano il fare dell'essere umano e il divino che cresce nell'essere umano e che chiama i divini da fuori, chiama gli dèi affinché alimentino il loro cammino. Ma per chiamare gli dèi è necessario che l'essere umano sia un Dio. È necessario che l'essere umano cresca, che l'essere umano non si sottometta, si prenda nelle proprie mani la responsabilità nella propria esistenza. Solo in questo modo questo essere umano può incontrare il divino che è fuori. Solo in questo modo il divino che è fuori può riconoscere nell'essere umano un essere uguale a se stesso, cioè con le stesse tensioni, con la stessa volontà, con le stesse determinazioni. Questo coincidere di intenti porta alla fusione e la fusione costruisce sia il Dio che aiuta l'essere umano sia l'essere umano che aiuta il Dio a crescere. E qui vorrei chiudere per ora il discorso di ciò che porta a divenire eterni nella religione romana. Per divenire eterni sia nella religione romana che in qualsiasi paganesimo, sia oggi sia in futuro, è necessario costruire, alimentare, sfamare il Dio che cresce dentro ogni essere umano. E adesso che abbiamo detto questo, passiamo a qualcos'altro. Passiamo a qualcos'altro ed essenzialmente passiamo
alle conferenze che teniamo, alla specificità delle conferenze che teniamo. La conferenza che teniamo... Sì, pronto? Ciao, dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi tutto. Senti, no, pensavo adesso... sì, io posso... Cioè, non ti seguo, non ti capisco. Questo è...